Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft qui su Nova Electric Studios. Allora, ho dato un'occhiata, mi sono arrivati dei commenti e uno di questi commenti è stato da un mio amico che ha scritto: "Fai la mia casa". Allora, io sono andato da lui, mi sono informato su che casa aveva e aveva tipo una palafitta, non so, una palafitta sulla terraferma, diciamo una casa rialzata, con gli scalini tutti in legno di abete, cioè legni diversi per piano. Siccome io non ho il legno di abete, quanto ricordo, o forse sì, non mi ricordo, vedremo comunque, la modificheremo un po', ma la faremo a struttura. Quindi se noi andiamo subito a vedere com'è. Eccoci qua. Allora, è appena passata la notte. Allora, quella è la pedana di casa mia che devo ancora allargarla, non mi piace così, devo allargarla, però guardate che figata l'ingresso. Devo farmi un'altra di betulla qua, ma guardate che figata, con tutte le torce, bellissimo. Allora, qui ho allargato la pedana, qui ho fatto la pedana delle coltivazioni, dovrò modificare, e qua per adesso sto ancora allargando, devo ancora allargare comunque tanto le pedane, no? Comunque pensavo, ah sì, qui ho iniziato a portarmi su dell'erba perché volevo fare tipo un campo da calcio sospeso qua, una roba del genere. Quindi la casa sua pensavo di piazzarla non proprio qua, ma un po' più in qua. E siccome lui ha fatto... Perché la vacca sta... C'è la vacca che sta volando. Cioè, non si accontenta più di mettere le vacche, devono anche volare. Siccome, intanto faccio le pedane, siccome lui nella sua casa ha messo tipo dei, non so come si chiamano, tipo dei, sugli scalini ha messo l'acqua che scende, tipo cascata, siccome che io qua non posso fare le scale che portano su, farò dei buchi con l'acqua che scende comunque, così mi faccio anche la discesa di emergenza, cioè così da qua posso scendere molto rapidamente, faccio la discesa rapida e sì, potrò almeno andare avanti, cioè scendere e salire senza problemi. Comunque, oddio, ho problemi con il mouse. Allora, questa facciamo, la costruiamo qua la casa, poi ci espanderemo verso in là per fare il resto a pedana, perché qua ce l'ho già quasi pronta praticamente, quindi ci spostiamo questa semmai. Ok, via le torce da qua per adesso. Eccole qui. Allora, diciamo, vai, come pedana potrebbe bastare, perché tanto non è, diciamo, subito, quindi non è la mia casa principale, ma la useremo come, magari, siccome è a piani, la useremo comunque per stock merci, cioè faremo, ecco, userò la sua casa che mi ha detto di costruire come stock per le ceste. Quindi direi che come piazzale, beh, è abbastanza un piazzale, è un parcheggio, ci parcheggiamo dei camion dopo. Allora, l'allarghiamo ancora un pochino senza cadere, tipo così potrebbe andare, sì, dai, la facciamo. Lui ha fatto un quadrato e quindi ecco qua, abbiamo solo 25, quindi 1, 2, 3, dovremmo allungarla un po', ma comunque perlomeno adesso viene la parte più difficile. Ok, voglio che sia più possibile fedele, una riproduzione più possibile fedele alla sua, quindi allargherò, mi sono visto di sotto, la pedana qua sotto.
in modo da fare magari un quadrato. E dammelo, ok. Allora, lì l'erbetta sta salendo, vero? 1, 2, 3, 4, 5, di 5 cubetti è salita, magnifico. Allora, quindi vediamo, ho degli steccati, no, devo andare a farmi degli steccati. Quindi andiamo a questa cesta qui. Oh. E ci facciamo degli steccati. Per fare gli steccati servono le casse, quindi dobbiamo farci ci facciamo degli stick, che tanto qua possiamo fare quanti ne vogliamo. Forse abbiamo esagerato un po', sì, un po' tanto, sì, abbiamo esagerato un po' tanto. Beh, comunque la farm di legno ce l'abbiamo, eccola lì, dovremo un po' ritoccarla, sta già venendo notte, ma noi lavoriamo di notte perché bisogna lavorare di notte. Qua sopra abbiamo le torce, quindi bisogna lavorare di notte e la parola d'ordine non esiste perché non lo so, quindi iniziamo. Ci piazziamo la nostra Craftbox qua, che non ci voglia tornare fin là in fondo ogni santa volta, quindi dammi la recinzione, perché non me la dai? Eccola qua, ci craftiamo recinzione una dietro l'altra, pa 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 pa. Ok, ora siamo miliardari. Ok, 36 di recinzioni dovrebbero bastare. Allora, la staccia di quercia esclusivamente, perché noi la vogliamo di quercia. Vuoi di betulla? No, dai, grazie. Ok, l'abbiamo messo il primo. Ok. Poi lui aveva tanto spazio, ragazzi. Noi invece faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facciamolo di 8. Il mio progetto, quindi comunque gli facciamo la sua zona 1, 9. Minimo, oddio, avevo lasciato aperto. Come minimo per questa caduta dovete lasciare come minimo 10 like. Mi sono sacrificato proprio. Ok, cosa c'ho da mangiare? Niente, non c'ho niente da mangiare. C'ho il manzo crudo, che potrei metterlo magari anche a cuocere. Allora, tanto di carbonella ce ne abbiamo, quindi ok. Mentre cuoce il manzo, noi andiamo qui a finire. Abbiamo già finito. No, ma che tristezza. No, non possiamo aver già finito la betulla, dai. Allora, vabbè, nel frattempo ci piazziamo un paio di torce proprio per evitare spawn. Sta venendo una figata. E quando allargheremo la pedana faremo anche una casetta per il portale del Nether che dovremmo fare. Abbiamo finito. No, abbiamo fi raga, abbiamo finito proprio tutto, le betulle, abbiamo finito. No, recinzione. Oh. Non fare il tirchio con me, eh. Boh. Tanto vedete che è bello farci la roba sopra perché io non devo scendere per prendere le betulle, ma ce l'ho in casa praticamente. Ok. Pensavo che farla di 4, 3, 1, 2, 3 o 4 potrebbe bastare. Sì. Fare 3 al piano circa. Olè. Buonasera a tutti, ecco la trave. Ho preso una decisione che prima era uno di voi, degli iscritti, quelli che commentano e quelli che condividono questo canale, che sono tra la lista di quelli che riesco a vedere come più positivi per il canale,
Due di questi verranno qui da noi per un video, un gameplay come abbiamo detto. Quindi invece che uno, due. Adesso non ricordo più. Dovrebbe essere qua. No? No, era ok, ecco fatto qui, 1, 2, 2, opla, ok, ecco fatto, ce l'abbiamo fatta, e ora il primo, eccolo, fantastico, il primo è messo, to, 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 to. Ah! Beh, riesco anche così, quindi. Essendo non troppo alto. Ok, abbiamo finito il primo stock di cosa? Di legna lì. Questa ce la riprendiamo. Ecco fatto, guarda, sta venendo veramente magnifico. Poi il vantaggio che... Oh, da qua però. Vabbè, ho finito proprio dalla legna e betulla, cioè proprio una sfiga in legno. E... Ecco qua. Se non sbaglio dovevo avere delle scale di betulla o delle scale comunque. Qualche parte. Ho messo qua nella cesta per caso. Vediamo. Eccole qua! Scaline in betulla, 8. Dovrebbero essere più che sufficienti in teoria. Non lo so però. Boh. Vedremo. Guardate, eh? Che ne pensate? Adesso con la ghiaia tiriamo via però. Allora, da qua. Tu. Mi ingombri e basta! Via! Ok. Allora, cerchiamo più o meno centrale, quindi facciamo più o meno qua. Ok, e una qua. Ok, qui ci saranno gli scalini. Ma visto che non sappiamo quanto è, noi facciamo prima con la sabbia. Fammi uscire. Ok, siamo sopra. Ora usiamo la sabbia elevator. Tan ta tan tan ta tan ta tan Allora, per questo episodio finisce qui. Nel prossimo episodio finiremo più o meno finiremo la casa del mio amico. E perché intanto c'è un mio amico adesso che mi ha scritto in privato, mi ha scritto quello dell'altra volta dei Carter Boys, no? Joseph lì mi ha scritto e mi ha detto aspetta, prima di esplorare la miniera voglio esserci anch'io. Allora intanto continuiamo la costruzione delle piattaforme e di tutte le strumentazioni prima di andare in miniera, aspettiamo lui. Quindi per questo è tutto, un saluto elettrizzante a tutti, ciao!